Non c'è ripresa economica senza la messa in sicurezza della salute e non c'è aumento dell'occupazione senza messa in sicurezza della salute. Noi non dobbiamo trovarci a scegliere tra salute e economia, ma in questa fase difficilissima di epidemia per il mondo dobbiamo farle camminare di pari passo. Il paese si è trovato impreparato, ma come tutto il mondo, rispetto a un'immaginabile crisi e di epidemia così forte. Un piccolissimo virus sta mettendo in ginocchio il mondo. Questo ci deve anche far riflettere sulla nostra condizione di fragilità e su come da questa fragilità e da questa brutta esperienza noi dobbiamo uscirne e uscirne naturalmente più forti. Ci siamo sicuramente fatti trovare impreparati e quello che ancora manca, a mio avviso, per mettere in sicurezza poi l'economia, è un piano nazionale di sorveglianza. Cioè, quello che è successo a settembre, quando a un certo punto abbiamo perso il tracciamento. Questo non deve accadere più. Noi dobbiamo fare un piano nazionale, questo mi sta particolarmente a cuore ed anche la mia battaglia di parlamentare e di Presidente della Commissione, fare un piano nazionale di sorveglianza attiva. Con alcuni di voi abbiamo parlato informalmente in queste settimane e allora in un mondo di big data noi dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie, tutti i dati possibili per avere un piano serio di sorveglianza dell'epidemia. Solo così riusciremo a risolvere anche la vita pratica delle cittadine e dei cittadini. Quante persone conosciamo che sono a casa senza avere un tampone o avendo risultati di un tampone molto tardi? Sono andati in crisi anche il sistema naturalmente dei laboratori, non sono stati coinvolti i medici di laboratorio nella prima fase dell'epidemia e avere, diciamo, più coraggio anche nell'utilizzo dei dati che noi abbiamo a disposizione per tenere sotto controllo i cluster, perché tenere sotto controllo i caseggiati, per vedere dove si sono verificati i cluster e fare un piano di sorveglianza attiva che si rispetti. Questo ancora non c'è. Questo per me è la prima questione da affrontare. Dopodiché, per rimanere anche nel tema della vostra bella iniziativa, noi sappiamo che il tema dei dati è un ecosistema complesso, come voi dite nel vostro studio, e noi dobbiamo sicuramente aumentare, per esempio, la possibilità di svolgere telemedicina, perché l'altra carenza fondamentale, insieme alla mancanza di un piano di sorveglianza attiva, che deve essere naturalmente dentro un piano pandemico, è quella della medicina a domicilio, della medicina territoriale. In un mondo, ribadisco, in così tale trasformazione, noi dobbiamo avere la possibilità di avere una strumentazione adeguata di telemedicina per prendere in carico i pazienti a casa in questa epidemia, ma anche per il futuro, perché noi abbiamo il tema dell'invecchiamento della popolazione, grazie a Dio, e però della presa in carico delle cronicità, naturalmente. E quindi una possibilità di usare la telemedicina. In tanti territori funziona, ci sono degli esperimenti, delle esperienze molto importanti, dobbiamo diffonderla. E quindi noi dobbiamo prendere spunto da questa esperienza. E il tema per noi è mai farci trovare più impreparati. Quindi un piano di sorveglianza attiva dentro un piano pandemico, sviluppo della medicina e della telemedicina e formazione naturalmente degli operatori sanitari, sociosanitari all'uso di questo. Che noi abbiamo un altro tema fondamentale rispetto a un mondo in trasformazione, che è quello delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi anche delle competenze di medici, infermieri. Dobbiamo fare un grandissimo piano di formazione per le competenze. Io quando seguivo di più in Parlamento i temi del lavoro, ero vicepresidente della Commissione Lavoro, avevo presentato un progetto, per esempio, di authority per le competenze, per il riconoscimento
delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, basato sulla blockchain. Perché anche, diciamo, i progetti che noi dobbiamo mettere in campo come politici devono accogliere tutto quello che c'è di buono dalla tecnologia e dallo sviluppo così importante di un mondo digitale. Avevo proposto anche un liceo di cultura digitale, perché noi abbiamo il tema di formare i nostri ragazzi a una mentalità digitale. Pensiamo al tema delle fake news. Noi abbiamo tantissime persone che sono su internet, ma molto spesso non c'è lo sviluppo del senso critico e quindi di poter avere la capacità di distinguere tra una cosa vera e una cosa falsa. Tutto questo lei accennava ai fondi del Recovery Plan. Io naturalmente non arrivo alla dialettica politica che c'è in questi giorni. Ma i fondi del Recovery Plan sono fondamentali per fare quello che dicevo. Mettere in sicurezza la sanità, avere un sistema di competenze per i lavoratori e le lavoratrici adeguate alle trasformazioni e formare la cultura digitale. Ieri c'è stata una bellissima intervista di Mario Draghi, a mio avviso, sul Corriere, che diceva quanto più i paesi mettono in campo progetti di qualità, più il debito pubblico che molti paesi hanno, ahimè anche il nostro paese, si mette in sicurezza e si avvicina al tema della crescita. E quanto più, diceva Draghi, i progetti sono corrispondenti nei paesi agli investimenti nei settori che saranno importanti, non solo produttivamente importanti, ma socialmente sostenibili, tanto più riusciamo a uscire da questa lunghissima recessione che ci accompagna e più i paesi si sviluppano. Quindi, uscendo se vogliamo uscire o la otteniamo insieme, la dialettica politica in questi giorni, questa attiene al futuro del nostro paese e a tutte le questioni che voi discuterete in questo bel pomeriggio. Cioè, le Volevo risorse. tornare Sì. a un tema che a lei è Sì. caro, la telemedicina in Italia. Ecco, ci sono dei progetti, ci sono delle linee guida, ma è attualmente poco utilizzata. Sì. Sì. È poco utilizzato perché abbiamo un tema di strumentazione, di mancanza di strumentazione. Poi sembrano cose banali, ma ci sono intere aree del paese in cui è molto complicato collegarsi, no? Noi abbiamo ancora il tema della costruzione di reti digitali. Lo stiamo sperimentando adesso nella didattica a distanza, no? Alcune zone del paese gli studenti non riescono a collegarsi. Quindi bisogna sicuramente rafforzare le autostrade telematiche perché tutto il paese possa accedere alla telemedicina. Lo dicevo prima, la formazione dei medici, la formazione degli infermieri, ospedale del sanitario e l'adeguamento poi delle norme, dei rimborsi, di tutto quello che c'è dentro a una cura che riguarda la telemedicina. Quindi noi spesso abbiamo grandissime eccellenze e abbiamo un apparato, diciamo, spesso normativo o burocratico che non è al passo coi tempi. Quindi questi sono i nodi da sciogliere, se questa era la domanda. Presidente, io non la voglio buttare in politica, politicati, e poi so come la pensa sul MES. Quei soldi stanno lì e neanche li guardiamo. Per me è una questione complicatissima all'interno di questa maggioranza di governo e i soldi del MES andavano presi immediatamente e a mio avviso vanno ancora presi perché parliamo di 36 miliardi.
a fronte di 9 miliardi previsti nel recovery fund, a fronte del tempo, perché il MES, appena lo chiediamo, il paese ne potrà usufruire. Il recovery fund, bene che ci vada, arriverà a primavera. E con tutte le cose che dobbiamo fare, che dicevo prima, i fondi del MES erano necessari per il nostro paese, necessari. Noi abbiamo chiesto più volte, non solo noi, ma anche altre forze di maggioranza, un dibattito chiaro e franco in Parlamento e non sui giornali, perché le condizionalità di cui si parla, non, cioè non possiamo litigare se le condizionalità ci sono o non ci sono. In estrema trasparenza si faccia un dibattito in Parlamento e si veda dove sono gli ostacoli che soprattutto una parte della maggioranza vede, perché sul MES abbiamo, diciamo, dialettiche trasversali, nel senso che ci sono partiti della maggioranza che non vogliono accedere alle risorse del MES e partiti dell'opposizione che non vogliono accedere alle risorse del MES e partiti della maggioranza e dell'opposizione che vogliono accedere al MES. Io penso che con questa pandemia che c'è è davvero sbagliatissimo non accedere al MES. Io spero che nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, questa dialettica politica venga ricondotta a verità e guardare soltanto, diciamo, il bene del paese, perché come dicevo abbiamo avuto carenze, file ai drive-in, tamponi, non c'è la medicina territoriale. Se ci rendiamo conto con 35 miliardi quanto potremmo fare in sanità e quanto l'economia si risolleverebbe prima e bene mettendo in sicurezza la salute. In un paese a debito pubblico così elevato, le condizioni del MES sono sicuramente migliori di altre operazioni che potremmo fare. La lasciamo al suo lavoro, ma prima le voglio domandare, avendo paradossalmente 2 anni e mezzo ancora per Sì. riformare la sanità, bloccare la legislatura sarebbe un problema? Guardi, io penso che dobbiamo andare avanti per questa fine legislatura naturale, però dobbiamo sciogliere questi nodi all'interno della maggioranza e del governo, accedere ai soldi del MES, aumentare quelli del Recovery Fund, mettere in sicurezza il paese. Anche sul tema economico, non possiamo dare più aiuti a pioggia come abbiamo fatto, giusti, legittimi, perché le persone erano in difficoltà, ma adesso, a 9 mesi dalla pandemia, noi dobbiamo fare un progetto sistema paese per lo sviluppo del lavoro. Non possiamo continuare ad avere, per esempio, una norma che vieti i licenziamenti. Questo va bene in un momento di epidemia, ma dobbiamo avere. Noi politici abbiamo un grandissimo compito che spesso non assolviamo o che assolviamo in parte, che è quello di guardare il paese da qua ai prossimi 15 anni. E questa bruttissima epidemia ci dà l'opportunità di accelerare la nostra visione e di prendere dalle defiance, parlo del paese, ma anche probabilmente potremmo pensare all'intera Europa, visto l'Europa. Diciamo, si è un po' ricreduta nel cammino che aveva fin qui compiuto da un certo punto in poi, cioè mettere tante risorse per aiutare la comunità europea è molto importante, si è rimessa, diciamo, in un cammino di solidarietà e questo è anche il tema italiano dei politici. Europa sì, Europa no, naturalmente Europa sì, perché abbiamo visto anche sul tema dei vaccini, l'Europa è molto presente, l'Europa ha contrattato i 6 vaccini che arriveranno saranno distribuiti in tutti i paesi. Quindi dovremo fare così anche, magari chiudiamo anche sulla sanità, per una vera sanità europea. Questo è il nostro futuro.